È una situazione critica, non usa giri di parole il presidente di Confartigianato Pavia, Renato Perversi, a 24 ore dall'introduzione del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Nella nostra provincia c'è un 10-15% di addetti ancora non vaccinati e il rischio, se non si arriverà a una soluzione condivisa con il governo, è di un calo generale della produzione. La situazione delle piccole imprese in provincia di Pavia è critica. È critica perché questa percentuale che è presente in maniera abbastanza uniforme nell'ordine del 10-15% è di figure professionali che resistono all'idea di farsi vaccinare. All'interno di questi poi c'è una percentuale che accetterebbe i tamponi, ma comunque il problema resta difficile per mantenere la produzione. Se cioè, all'interno delle piccole imprese l'assenza di un dipendente genera un calo in quello che è il servizio o il prodotto finito. Quindi quello che domandano le imprese è come possono sostituire chi ha disponibilità o come possono trovare una soluzione per andare avanti accettando eventualmente di pagare temporaneamente qualche tampone. Il tema dei dipendenti che non si vogliono vaccinare potrebbe essere risolto con i tamponi e da più parti si chiede che siano proprio le aziende a pagarli, una proposta che però risulta essere inattuabile per le piccole imprese nel lungo periodo. È un grosso ostacolo da superare. L'azienda è anche disponibile per un breve periodo a sopportarne i costi. Il problema è l'accettare di caricarsi di un costo nel lungo periodo che effettivamente significherebbe per l'impresa dover aumentare i prezzi al consumatore finale, che a sua volta non accetterebbe. E di conseguenza la prima reazione è un calo della produzione, un calo delle richieste del prodotto, un calo dei servizi, quindi se c'è una diminuzione del genere, ovviamente la piccola impresa è veramente nei guai. Insomma, i prossimi mesi si preannunciano difficili, perché se è vero che la ripresa c'è stata, sottolinea il presidente Perversi, all'interno del territorio pavese non si è ancora vista e l'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe comportare ulteriori difficoltà per le imprese. Nel mercato domestico e nelle microimprese la ripresa non si era ancora vista. E l'inverno io lo vedo onestamente abbastanza cupo, perché potrebbe deprimere anche questa spinta all'aumento dei prezzi delle materie prime. Bisogna stare alla finestra e sperare che il governo riesca a tamponare questo aumento e nel frattempo che il consumatore finale non si spaventi o abbia comunque disponibilità a mettere sul mercato i propri capitali.